La grazia di Dio, sprecarlo è un peccato. Punto. Partendo da questo valore, è qui la riflessione che sempre di più stiamo affrontando a monte. Al di là da come viene prodotto, da come viene distribuito, al di là di come viene in qualche modo commercializzato o trasformato, l'impegno sociale che ci deve toccare è che quel bene prodotto sia consumato. Punto. Allora, la tentata vendita che normalmente tocca il sistema piccolo, grande, distributivo, il mondo nostro della ristorazione, delle pasticcerie, operano in un contesto di mercato di tentata vendita. E quindi è chiaro che c'è un sistema di produzione che in qualche modo abbonda rispetto alle proiezioni di vendita. Ed è chiaro che una pasticceria che prevede di fare 1000 bignè, alla sera te ne rimangono 200. Che si fa? E allora è qui che si comincia nella cultura che stiamo trasmettendo fra operatori, questa responsabilità sociale che deve toccare chiunque al pubblico. E allora si comincia ad abbattere il prezzo a una certa ora, lo stanno facendo i supermercati, fare in modo che in certe fasce orarie le parti più deboli della nostra società possano comprare la stessa qualità a condizioni migliori. E questo è il primo fatto che sempre di più nei fornai, nelle pasticcerie, nelle gastronomie, ciò che non viene venduto è che non si può vendere o recuperare. Allora ecco, qui è bene che qualcuno goda. Ecco perché io penso che poi c'è questa ulteriore parte che il governo, ecco perché lavorando insieme poi si riesce a soddisfare, no? L'aspettativa del mercato e soprattutto delle fasce più bisognose. Incentivare il mondo della distribuzione, della ristorazione, affinché quelle paste, quel roast beef avanzato, quel pane, quei prodotti, se io dimostro che lo do come bene sociale o ai poveri, che io lo dico nelle mie attività a una certa ora, vengono direttamente e gli dai le 10 brioche e gli dai i 5 panini, io libero la vetrina, io so di beneficiare di un sorriso, sto bene io, perché quando si fa bene, quando si dà, si gode, si riceve felicità. E allora, come si diceva, è questa visione di dire c'è un momento per fare come tutti il commerciale, abbiamo famiglia, abbiamo spese, abbiamo costi, ma c'è anche dei momenti in cui bisogna pensare al bene comune. Ma di che cosa? Di quel di più che al posto di darlo in una direzione, che prima invece, come diceva il ministro, veniva indirizzata allo smaltimento, certo. Perché? Perché alla fin fine, se il presupposto è di quelle 1000 paste che io comunque le considero vendute, ma se io ne ho vendute solo 800 voglio pagare la fiscalità per ciò che ho venduto. Se quelle 200 dimostro io di averle date, è chiaro che diventa anche incentivante documentare che ciò che non è venduto è comunque messo a disposizione di una socialità. Allora qui si creano questi percorsi, come posso dire, a ritroso, in cui tutti ci sentiamo parte di una comunità, ci sono ruoli, funzioni, teatri, giochi, però tutti abbiamo la responsabilità, perché tutti dobbiamo mangiare, tutti dobbiamo avere un'opportunità. E qui sta nascendo un po' questo contesto che, devo dire, con rapporti come Orlando, insomma, non solo, devo dire, insomma, in tanti comparti, sta nascendo, come posso dire, il fatto che ci sono alcuni aspetti che non c'è parti, oggi tu ricopri quell'oro, oggi lei è presentatrice, domani fa un'altra cosa, oggi sono ristoratore. È un modo in cui tutti dobbiamo sentirci questa responsabilità. Certo. E un futuro migliore ci sarà quando tutti ci sentiamo parte di una comunità, oggi è la massima espressione, insieme, ricchi, poveri, giovani, grandi, con i nostri bisogni. E poi certo che si incentiva il merito, la capacità, ma mai dimenticarci che tutti abbiamo diritto a quei bisogni e che tutti dobbiamo concorrere per determinarsi. Grazie. Allora, grazie a lei, ovviamente adesso vogliamo...